Un episodio di omofobia si è registrato durante il corteo del Napoli Pride lo scorso sabato, poi denunciato nelle ultime ore dall'associazione Arcigay Napoli. Due ragazze sono state colpite a colpi di casco e insultate da altre due giovani. L'aggressione è stata anche ripresa con il cellulare. Il servizio di Tiziana Castaldo. Durante il corteo del Napoli Pride, tenutosi sabato scorso, si è verificato un episodio alquanto spiacevole. Il racconto è stato pubblicato da una delle due protagoniste dell'accaduto sul suo profilo social. Le due ragazze, mentre il corteo attraversava Via Toledo, giocavano con due pistole d'acqua, schizzando alcuni passanti. Due sorelle, bagnate dagli spruzzi, le hanno aggredite, sia fisicamente che verbalmente, con insulti decisamente omofobi. Quando il corteo si è fermato a Piazza Carità, le due sorelle si sono ripresentate insieme ai genitori e hanno ripreso l'aggressione, tirando i capelli alle due ragazze, colpendole con dei caschi, lo dichiara Antonello Sannino, presidente di Antinoo Arcigay Napoli. Una volante della polizia è intervenuta sedando l'aggressione. Le due ragazze del corteo sono state portate in ospedale, dove hanno avuto una prognosi di 7 giorni per trauma cranico, ma poi sono subito andate in questura a denunciare il fatto e saranno affiancate dall'ufficio legale dell'Arcigay Napoli. Sannino ha mostrato tutta la solidarietà alle due ragazze per ciò che hanno subito e per la coerenza e il coraggio di denunciare, ringraziando soprattutto le forze dell'ordine che sono intervenute.